Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di Status in diretta. Oggi una puntata davvero speciale perché l'abbiamo voluta dedicare ad Agenda Ritrovata, un'iniziativa che pensate parte da Bollate in provincia di Milano e arriverà a Palermo, parte il 25 giugno e arriverà a Palermo il 19 luglio, data che tutti voi ormai conoscete benissimo. Ma per fare la presentazione di questa iniziativa permettetemi di mettere in onda uno spot promo proprio di questo evento che spiegherà sicuramente meglio di me di che cosa parleremo oggi. Mandatelo in onda. Il 19 luglio 1992 un magistrato perde la vita in un attentato mafioso e la sua agenda rossa sparisce misteriosamente. Che fine avrà fatto? Un nutrito gruppo di persone in tutta l'Italia se l'è chiesto e se lo chiede ancora, perché a queste domande non sono mai state date risposte. Con il progetto L'Agenda Ritrovata, dopo 25 anni da quell'episodio, un libro rosso intraprenderà un viaggio per testimoniare che c'è un'Italia che non ha perso la memoria e vuole raccontare quello che è successo. Attraverserà lo stivale sulle ruote di una bicicletta, perché ci vogliono fatica, impegno e determinazione per portare avanti delle idee, e pedalare richiede tutte queste cose. 3 settimane e un cammino fatto a tappe, durante il quale l'agenda rossa, come un testimone, passerà di regione in regione, attraverserà paesi e città, sarà ospitata in luoghi amici, raccoglierà pensieri e parole e compirà il suo viaggio. Chiunque può partecipare, pedalando, organizzando eventi, ospitando l'agenda rossa e i ciclisti, proponendo e prendendo parte alle iniziative. La ciclostaffetta itinerante partirà il 25 giugno 2017 da Milano. Ci farà riflettere su legalità, giustizia e lotta alla mafia. E arriverà a Palermo il 19 luglio 2017, a 25 anni esatti dalla morte di quel magistrato, Paolo Borsellino. Vuoi esserci anche tu? Scopri come e quando su www.orablu.com. Ecco, quello che avete visto era il promo relativo appunto ad Agenda Ritrovata. Questa iniziativa, avete capito, insomma, in occasione del 25esimo anniversario della strage di Paolo Borsellino e della sua scorta. Oggi una puntata che siamo convinti ci emozionerà tantissimo e ci emoziona soprattutto avere in diretta in questo momento da Milano Salvatore Borsellino. Bentrovato Salvatore. Grazie, grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Con Salvatore Borsellino, vedete già in diretta in questo momento, c'è anche Giancarlo Pasquali, componente dell'Ora Blu, questa associazione che ha avuto questa fantastica e meravigliosa idea di creare questo ponte che unisce con una ciclostaffetta Milano e Palermo, ma tutta l'Italia. Pasquali vuole cominciare con far capire ai nostri amici telespettatori come parte questa idea. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, soprattutto per l'occasione che ci state dando. È partita in vacanza, tre dell'Oro Blu erano in vacanza a San Vito Lo Capo e riflettevano su cosa organizzare, perché noi comunque da una decina d'anni che a Bollate ci occupiamo di eventi culturali. Ci sono venute in mente tante cose, soprattutto anche pensando all'altra nostra passione che è il ciclismo, poi pensando alla ricorrenza del 19 luglio, per cui ci è venuto in mente perché non unire queste passioni, la cultura, la bicicletta e anche il senso civico che abbiamo nei confronti della legalità. E abbiamo pensato di riportare l'agenda rossa scomparsa, per cui una copia dell'agenda che ci ha donato gentilmente Salvatore che è qui a mio fianco, e in bicicletta, perché in bicicletta si fa fatica, e anche fare pensare a dei doveri civici, scusate, a doveri civici come l'antimafia, si fa fatica. Bene, allora questo è un collegamento Skype che noi abbiamo fatto. In studio invece abbiamo Gandolfo David, che è autista ufficiale Agende Rosse
del camper che scorterà la ciclostaffetta palermitanissimo, giusto? Sì, ben trovato, sì, sì, sì. Intanto. Grazie, grazie, buongiorno. Ma saluto ancora con grande entusiasmo, non fosse altro perché non meglio poteva rappresentare oggi una trasmissione di informazione Aaron Pettinari, che è capo redattore Antimafia 2000 e autore anche del libro Quel terribile 92. Ben trovato. Grazie, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori. Allora, come avrete intuito, oggi sarà una puntata ricchissima, anche perché qui con noi, in questo momento in studio, poi faremo dei cambi durante la trasmissione, lo dico a beneficio dei nostri amici telespettatori, c'è anche il consigliere comunale Giulio Cusumano che tra poco entrerà, ma ci saranno anche due coordinatrici di Agende Rosse, Roberta Gatani e Rosanna Melilli. Pensate, insomma, oggi una puntata nella quale naturalmente mettere dentro tutto quello che possiamo per continuare a far salire la consapevolezza di quello che è successo e soprattutto la forza di fare ancora, perché Borsellino, Salvatore Borsellino, quanto ancora dobbiamo fare? Ancora purtroppo, nonostante siano passati 25 anni da quella strage, il cammino è ancora lungo, perché purtroppo sono stati messi sulla strada della verità e della giustizia degli ostacoli, dei depistaggi tali che ancora siamo praticamente agli inizi. Forse il Borsellino Quater, che è l'ultimo processo che si è svolto a Caltanissetta, ha rappresentato una svolta, perché per la prima volta è stata affermata l'esistenza del depistaggio, per la prima volta sì, sono state rimandate alla procura le carte delle indagini, appunto sulla sparizione dell'agenda rossa, proprio quell'agenda rossa che noi simbolicamente vogliamo riportare a Palermo, perché quell'agenda rossa rappresenta in qualche maniera la scatola nera di questa seconda repubblica. Su quell'agenda rossa probabilmente sono basati quei ricatti incrociati che reggono i destini di quegli equilibri politici che ancora oggi ci sono nel nostro paese. Ecco, noi vogliamo riportare all'attenzione della gente appunto questa agenda rossa, per quello che vuol dire questa agenda rossa. Paolo è stato ucciso anche per potergli sottrarre questa agenda rossa, e questo è ciò che noi vogliamo in tutte le maniere riportare all'attenzione della gente, ma non tramite delle passerelle televisive, tramite degli show. Vogliamo riportare proprio faticando per percorrere tutta l'Italia, con un lungo filo rosso che legherà il nord al sud, e per portare all'attenzione della gente, alla memoria della gente, non al ricordo, ma alla memoria, che è un'altra cosa. La memoria è un qualche cosa per cui si lotta, per cui si combatte, è questo che noi vogliamo simbolicamente rappresentare, questa fatica che faremo riportando sui pedali di una bicicletta, sulle ruote di una bicicletta, l'agenda rossa a Palermo. Dottor Borsellino, lei crede che la comunicazione così in aumento, perché ci dobbiamo anche rendere conto che la comunicazione sta aumentando attorno a questioni di questo tipo, la comunicazione può aiutare a far riflettere qualcuno che sa? La comunicazione è fondamentale, innanzitutto perché da noi abbiamo da sempre subito l'occultamento, proprio tutto quelle che le nostre rivendicazioni, le nostre lotte proprio per sull'agenda rossa, sulla verità e sulla giustizia vengono sistematicamente occultate e nascoste. Quindi noi diamo il benvenuto ai canali di informazione libera, quei pochi canali di informazione libera che ci sono ancora nel nostro paese, per portare all'attenzione della gente queste problematiche, che poi possano servire a risvegliare la coscienza di certa gente. Forse questo è difficile, ma a noi ci interessa risvegliare la coscienza della gente comune, far uscire dall'indifferenza la gente comune, perché se tutti gridiamo verità, cerchiamo verità e pretendiamo questa verità, allora qualche cosa si deve muovere. Fino a quando invece saremo delle voci nel deserto, saremo delle voci isolate, allora è difficile che qualcosa si muova. Se riusciremo
questa voce a farla diventare una voce generale, se questa esigenza di verità e di giustizia diventerà un'esigenza proprio di tutti, della gente, se la gente riusciremo a scuotere la gente dalla, purtroppo da quell'indifferenza che spesso attanaglia la maggior parte della gente, allora riusciremo a fare qualche cosa. Dottor Borsellino, le passo Pettinari, che ha sicuramente da salutarla e contemporaneamente da rivolgerle una domanda. Ciao, di nuovo. Quello che mi viene da chiedere è, secondo te, se veramente dopo 25 anni, proprio come hai detto te, di mancate verità, di brandelli di verità, ci potrà essere una nuova verità, una nuova giustizia per voi familiari vittime di mafia, che da tanto tempo la state aspettando, visto proprio quello che è accaduto al Borsellino Quadra, che finalmente è stato riconosciuto il depistaggio con Vincenzo Scarantino, il pupo vestito, il falso pentito di Via D'Amelio, della strage di Via D'Amelio, è stato indotto a mentire. Io ci credo fermamente, ed è per questo che continuo a lottare. Io credo che i risultati di questo processo, che purtroppo anche questi sono stati occultati dalla informazione, dalla maggior parte dell'informazione, che dell'esito di questo processo non ha praticamente parlato. È vero che ancora devono essere scritte le motivazioni, noi aspettiamo che vengano fuori la motivazione, ma già il dispositivo della sentenza è importante. Per la prima volta è stato stabilito che c'è stato un depistaggio, e proprio per questo Vincenzo Scarantino è stato assolto, perlomeno è stata prescritta la sua accusa, per il fatto che è stato riconosciuto dalla Corte che è stato indotto alla calunnia. Indotto alla calunnia da chi? Da chi evidentemente voleva depistare il processo. E questa è la prima volta che succede. In questo processo purtroppo sembrava che l'imputato fosse Vincenzo Scarantino, il quale invece è una vittima dello Stato deviato, di quello Stato deviato che l'ha costretto con torture fisiche e psicologiche a dichiarare il falso. Questo è quello che è successo, e questo deve essere portato all'attenzione dell'opinione pubblica. Adesso ho visto che per la prima volta anche i figli di Paolo, dopo 25 anni in cui di un silenzio che io riconosco, capisco, loro sono le persone che hanno sofferto di più, quelle che sono state toccate veramente nel loro sangue. Una cosa è un fratello, un'altra cosa è un figlio, e loro per 25 anni hanno maturato, ma adesso hanno cominciato a parlare. L'intervista che ha fatto Fiammetta l'altro giorno alla televisione con Sandro Rotolo per me è una cosa fondamentale, perché adesso anche i figli di Paolo ad alta voce cominciano a chiedere verità e giustizia, e questo io credo che riuscirà a dare un impulso molto forte a questa ricerca di verità. Soprattutto riuscirà a fare smuovere la gente, perché io ripeto, è chiaro, la magistratura deve fare quello che deve fare, le indagini devono andare avanti, però se non c'è dietro un'opinione pubblica che chiede verità e giustizia, allora è difficile che questa verità e giustizia possano... Abbiamo qualche problema sull'audio, adesso abbiamo qualche piccolo salto sull'audio, adesso ci ritorniamo magari tra qualche istante. Intanto qui in studio c'è Gandolfo David, autista ufficiale, dicevo, proprio in apertura di Agende Rosse, del camper che scorterà la ciclostaffetta. Come nasce questa storia? Ma nasce dalla mia visita a Milano, passando da Amatrice, e con Salvatore gli ho chiesto se potevo andare a trovare gli amici di Bollate che stavano organizzando questo evento, e lui mi ha detto: ti vengo a prendere io, ci dobbiamo andare a parlare. Siamo andati lì e è stato fantastico, perché Walter è una persona splendida, e da lì siamo rimasti. Quando me ne sono andato, faremo qualche cosa insieme. Premesse che io con la mia associazione, la OPCS, io mi occupo di protezione civile, scorteremo i ciclisti insieme a me col camper da Messina. Quante tappe farete in questa agenda ritrovata? Ma saranno
una quindicina, se non sbaglio. Partiamo da Bollate, tocchiamo Bologna, Firenze, Jesi. Che meraviglia, guardate cosa sta facendo Salvatore Borsellino. Allora, mi mandate il segnale un attimo dello Skype? Qualche secondo, perché abbiamo qualche problema. Adesso arriviamo, Salvatore. Allora, stiamo vedendo tutte le tappe, saranno una ventina circa, vedo. Una ventina, sì. 23, come lo dice in diretta, 23. In questo momento, sono 23. E ti ripeto, guarda, credimi, quando sarò coinvolto sia io personalmente con il camper, e ringrazio tantissimo Salvatore per la fiducia, ma ti ripeto, mi è venuto spontaneo, viene spontaneo fare questo, perché io ho vissuto, diciamo, vicino a Paolo grande giudice Paolo Borsellino, vicino di casa, e perciò, come ti raccontavo poco fa, ho vissuto tutte le varie... Hai visto l'escalation di Salvatore Borsellino. Dai primi momenti, e questa sua lunga battaglia. Durata già adesso 25 anni, però ancora c'è da fare. Fantastico. Allora, Aaron, credo che intanto, come caporedattore di Antimafia 2000, questa iniziativa che peso può avere nella sensibilizzazione della gente che ancora forse non sa? Ma io credo che può avere un peso fondamentale, importantissimo sicuramente. Lo diceva prima Salvatore, che non si devono ricercare le passerelle televisive, la memoria è fatta di ogni giorno e di tutti i giorni. Adesso ne abbiamo di fatto questo avvicinamento al 19 luglio diventa importante, ci sono tutta una serie di eventi che verranno fatti, non solamente l'agenda ritrovata viaggerà per tutta quanta Italia, in ogni piazza, in ogni libreria. Scusa Aaron, tanto possiamo farle queste cose, siamo in diretta, in perfetta diretta. Salvatore, puoi rifarmi vedere la piantina, perché adesso adesso ti mettiamo in onda, ecco, ecco, hai visto? Guarda lì, fantastico. Che meraviglia, vedete quei puntini rossi sono tutte le tappe che i ciclisti faranno in Italia a partire dal 25 giugno, partiranno da Milano e arriveranno a Palermo il 19 luglio. Pensate, grazie Salvatore, basta adesso. Sì, tra l'altro, per cercare... Prego. Tra l'altro, per cercare di toccare più località possibile, faremo un percorso ancora più duro, perché sarà un percorso adesso, scenderà prima da... Abbiamo innanzitutto fatto già un prologo, quello l'abbiamo già fatto, da Ivrea, che è la prima città nella quale io sono... arrivato, quando sono purtroppo dovuto andare via da Palermo per trovare lavoro, e da Ivrea siamo arrivati prima a Novara e poi a Bollate, proprio nella sede dell'Ora Blu, dove abbiamo già consegnato l'agenda rossa appunto agli staffettisti che poi la porteranno fino a Palermo. Poi per toccare più località possibili scenderemo da Bologna fino ad Ancona, da Ancona poi rientreremo dall'Adriatico, quindi rientreremo verso il Tirreno, a Grosseto, a Perugia e a Grosseto, poi scenderemo lungo il Tirreno via Civitavecchia, Roma, Salunca, Napoli, Eboli e Potenza. Eboli e Potenza ci hanno detto addirittura: ma come mai venite a passare da qui? Qui non passa mai nessuno. Gli abbiamo detto: passiamo da lì proprio perché non passa mai nessuno. E allora siamo venuti a passare da lì proprio per questo. E sono stati felici di questo nostro passaggio. Hanno preparato una bellissima accoglienza. Poi arriveremo a Bari e poi, scendendo da Metaponto, Reggio Calabria e percorrendo la costa ionica, questa volta arriveremo fino a Messina e qui poi da Messina a Palermo, che sarà l'apoteosi. E io, quando sarò arrivato nella mia terra, ritroverò sicuramente le forze come Atlante quando toccava terra, e lì intendo fare tutte le tappe, anche se con i miei 75 anni spero di riuscire ad arrivare. Di sopravvivere, ma non sappiamo se non sopravvivere, per pazienza, morirò nella mia testa. Allora Giancarlo, però mi dici, rendiamoci utili, chiunque può aderire a questa ciclostaffetta, cioè ci si può aggiungere lungo il percorso? Sì, nello spirito che diceva anche Salvatore prima, tutti devono prendere coscienza di queste cose, per cui non abbiamo messo iscrizione. Diciamo che c'è l'ingresso libero, vuole farla tutta, la farà tutta. Se qualcuno vuole fare un chilometro, fa un chilometro. Se qualcuno vuole soltanto arrivare all'arrivo e assistere agli eventi, perché in ogni tappa ci sarà un evento,
Presenteremo anche un libro che magari dopo ti spiegherò, per cui ci sono presentazioni di libri, dibattiti, sindaci che accoglieranno i ciclisti, basta la presenza, anche perché è molto importante, la gente che verrà e che ci seguirà potrà firmare sull'agenda, per cui questa agenda rossa è già abbastanza piena, nomi e cognomi, la riempiremo tutta perché sono i nomi e cognomi che noi vogliamo far vedere che c'è della gente, che insomma ancora queste però cose facciamo anche di più, Borsellino mi sta ascoltando, noi proveremo a seguirvi tappa per tappa, cioè faremo almeno dei piccoli collegamenti per far capire che cosa succede durante, se non lo fa a Palermo, insomma dove arriverete, chi lo deve fare. E quindi da Milano a Palermo noi vi seguiremo, documentateci perché è importante sapere e soprattutto dare contezza di quello che sta succedendo. Va bene Borsellino? Sì, ho saltato un po' di voce. Una cosa importante che volevo dire è che a questa, molte organizzazioni hanno aderito già a questa, diciamo, avventura, ha aderito la COP, la Falcinelli, eccetera. È una cosa che mi sta particolarmente a cuore, che ha aderito l'Associazione delle Medaglie d'Oro e degli Atleti Olimpici, che hanno con passione aderito a questa manifestazione, e ci sono tanti atleti, tante medaglie d'oro italiane che si faranno trovare all'arrivo di queste manifestazioni per accoglierci col gonfalone medaglie d'oro. Bene. Poco fa mi ho avuto la notizia che tra poco mi telefonerà Nibali per dire se potrà essere presente in una delle tappe, all'arrivo delle tappe. Bellissimo. Io spero a Messina, nella sua testa. Ma adesso noi, intanto io saluto perché devo fare una serie di cambi, saluto Gandolfo David che deve prendere, poi stasera deve partire, per cui prende il camper, insomma, aspettano i cannoli perché Salvatore aspetta il cannolo là sopra, è vero Salvatore, li portiamo i cannoli su? Spero che abbia un buon frigo però. Certo, giustamente. Ci vediamo più tardi. Che adesso arriverà Giulio Cusumano, ma guardate, fermo, quando lo dico io, ecco, passi. La televisione è un'altra cosa, allora guardate, oltre che gli atleti, come diceva Salvatore Borsellino, ci sono tanti testimonial a carattere nazionale importanti, tra questi non vi dico niente, guardate il video. Quest'anno corre il 25esimo anniversario della morte di Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia come sappiamo. E vi ricordate che Paolo Borsellino aveva un'agenda rossa con sé dove prendeva tutti i suoi appunti, che non fu mai ritrovata, pare fosse in quella macchina che esplosa, insomma, ancora indagini sono in corso, non è mai stata ritrovata questa agenda rossa. Allora quest'anno ci sarà una staffetta per ricordare questo evento e per ricordare che ancora si può fare qualcosa, si può cercare un po' di verità attraverso proprio questa agenda rossa. Ci sarà una staffetta che partirà da Milano e arriverà proprio a Palermo e simbolicamente consegnerà questa agenda rossa, una staffetta in bicicletta, è importante, e che consegnerà questa agenda rossa a Salvatore Borsellino a metà luglio, 19 luglio, a Palermo, e quindi vi invitiamo a partecipare a un pezzettino di questa staffetta in corso per l'Italia durante queste 3 settimane e a portare simbolicamente questa agenda rossa. Io sono Bisio, vi invito ad andare a controllare, a vedere orablu.com dove vengono spiegati tutti i dettagli. Agenda rossa, ciao. Nel frattempo tutti noi stiamo controllando anche i vari indirizzi Facebook che stanno trasmettendo anche la diretta, adesso ve ne daremo anche contezza di questo. Saluto subito Giulio Cusumano, intanto complimenti per la riconferma al consigliere comunale. Grazie, gentilissimo, buonasera a te e so a tutti i tuoi telespettatori. Sei sempre stato molto vicino, insomma. Assolutamente, ciao infatti, ciao Salvatore. Allora, dicevo, lui ti ascolta perché lui ti sta sentendo. Sì, ho sentito anche lui il suo saluto. Sì, sono contentissimo di questo tuo invito, ti ringrazio proprio perché con Salvatore abbiamo portato avanti battaglie di legalità, ma battaglie di vita quotidiana, cioè Salvatore ha un grande merito, ha riaperto Casa Borsellino, la vecchia farmacia alla Magione, e io non in qualità di consigliere comunale, ma in qualità di
avvocato, ho piacevolmente tenuto delle lezioni di legalità ai bambini della quinta elementare, la prima media delle scuole del quartiere durante l'anno, ed è stata un'esperienza bellissima, perché parlare di legalità e parlare della storia della nostra città e quindi di Borsellino e di Falcone all'interno di quel luogo è stato meraviglioso, ed è stato importante scoprire come le nuove generazioni conoscevano e conoscono già i simboli della nostra città. Ma come diceva Salvatore Borsellino, c'è ancora tanto da fare, tanto che Salvatore, vogliamo invitare Giulio Cusumano in bici da qualche parte? In Sicilia mi aspetto che faccia qualche tappa in Sicilia, mi aspetto che la faccia. Assolutamente, lui è in linea non solo nel fisico ma anche nelle serate organizzate proprio per il compleanno in questi anni nel nostro meraviglioso teatro palermitano, al Santa Cecilia, ha dimostrato di avere ancora una mente freschissima e giovanissima, salvo recita a memoria. Ricordiamo che Salvatore Borsellino è un ingegnere informatico. È un ingegnere informatico e recita a memoria la baronessa di Carini, e lui racconta sempre che era proprio il gioco che faceva con suo fratello. Ma non mi dire queste cose, perché io poi in chiusura gli ma lui la conosce a memoria, in qualsiasi momento te la può recitare, e questo è un buon segnale, perché vuol dire che è attentissimo, e lo ringrazio perché, come abbiamo visto fino a poco fa, ha quella vitalità, quella giovinezza che lo contraddistingue, e grazie a lui ancora una volta questa meravigliosa manifestazione, perché nei 25 anni era fondamentale, appunto, un periodo di 3 settimane per riscoprire, speriamo, diciamo così, di riscoprire qualche coscienza. Borsellino, mi sembra che gradevole la presenza di Cusumano, insomma siete amici, vi conoscete bene, ma quanto nella politica c'è di così buono e così vero? Guarda, io ti dico la verità, io per quanto riguarda la politica, nel senso però non di politica, per quanto riguarda le competizioni elettorali, mi sono sempre tenuto al di fuori per un motivo, perché Borsellino, il nome di Borsellino è un nome che appartiene a tutti gli italiani, e quindi se un Borsellino in qualche maniera si schiera, significa fare diventare il nome di Borsellino un nome di parte. Quindi io, benché di politica mi interesso, perché da politica ci dobbiamo interessare, anche la nostra vita quotidiana facciamo politica in qualsiasi momento, però delle competizioni elettorali mi tengo lontano, ripeto, perché il nome di Borsellino è un nome che appartiene a tutti e non può e non deve diventare un nome di parte. Poi la politica, se è la politica vera, la politica sana, sicuramente la politica serve, e io l'unica politica a cui mi avvicino è quella delle amministrazioni delle città, perché lì è tutti i cittadini devono fare la loro parte, è indispensabile che la facciano. Cusumano. Sì, no, sono assolutamente d'accordo. Infatti con Salvo non ci siamo sentiti in campagna elettorale, assolutamente, non c'entra. C'è un rapporto, ripeto, legato proprio alla mia attività, ed è stato bellissimo, bellissimo quello. Poi sono contento di non averlo visto in campagna elettorale, ma ci mancherebbe, proprio per il nome che lui porta. E poi non vota neanche a Palermo, quindi non l'ho neanche disturbato. No, assolutamente. Allora, iniziativa, volevo parlare anche un attimo di questo libro che è appena uscito, Quel terribile 92. La prefazione di Salvatore Borsellino, mi pare. Postfazione. Postfazione. Allora facciamolo presentare lui, questo libro. Che ne pensa un po' Borsellino di questo Quel terribile 92 di Aaron Pettinari? È un libro per cui Aaron Pettinari mi ha chiesto di fare la postfazione. Io sono stato fiero di fargliela, perché Aaron è un giornalista che stimo, che mi ha permesso, grazie alle sue cronache delle giudiziarie fatte da Caltanissetta, di seguire quel processo al quale io non potevo seguire tutte le udienze, vista la lontananza purtroppo tra Palermo e Caltanissetta. Il libro, io auguro ad Aaron, che è già un ottimo giornalista, anche una carriera di scrittore, e già credo che attraverso questo libro, attraverso quest'opera che
sono riuscito a fare in poco tempo, a mettere insieme le testimonianze di 25 persone diverse, è già una bellissima cosa e io spero che diciamo, non sia questo soltanto un primo passo dell'avventura di Aaron nel campo della scrittura dei libri, cioè oltre che come giornalista anche come scrittore. Bene, allora, ti ringrazio Salvatore per le tue parole immeritate. Una breve presentazione la fa pure l'autore però. In breve posso dire questo, il libro è stato realizzato, l'ha detto bene Salvatore, circa in un mese, edito dalla Imprimatur, quel terribile 92, con la cura di Pietro Orsatti, che è stato il mio curatore. E abbiamo raccolto 25 testimonianze proprio per farci raccontare quell'anno che in qualche maniera cambiò la storia. Il 1992 è questo, non solamente per le stragi di mafia, ma anche per altri fatti che ci sono stati, come Tangentopoli, la guerra in Bosnia, era caduta da lì a poco l'Unione Sovietica, nasce l'Unione Europea, quindi una serie di fatti che accadono in tutto l'arco dell'anno del 1992. Ne abbiamo parlato con 25 testimoni oculari, ma non addetti ai lavori, testimoni oculari, semplici cittadini, all'epoca, oggi noti e famosi, all'epoca magari non tutti lo erano ancora, e loro, tramite i loro ricordi, hanno fatto in qualche maniera memoria appunto di quell'anno. La linea conduttrice ovviamente è data dalle stragi a Tangentopoli, raccontando, certo, dove erano e come cosa facevano, come cosa ricordano di quel momento, come l'hanno vissuto. E diciamo che insieme è come se fosse un grande coro per fare una memoria collettiva, quella memoria collettiva che poi si ripete con l'agenda ritrovata, mi viene da dire, perché comunque girando per l'Italia, parlando di questi temi importanti, di cui ancora chiedendo verità e giustizia tutti quanti insieme si fa la vera memoria. L'intento del libro è proprio questo, fare memoria collettiva, contribuire a dare in qualche maniera, soprattutto alle giovani generazioni, un motivo per ricordare, per studiare, per capire, comprendere che cosa è stato quell'anno. A mio avviso un voltapagina, come caporedattore di Antimafia 2000, noi di Antimafia 2000 siamo convinti che proprio in quell'anno si sancisce la fine della Prima Repubblica e inizia la Seconda, se vogliamo, proprio per farla. Giovanni Falcone è l'ultimo omicidio di mafia, è l'omicidio di mafia con cui cade proprio la Prima Repubblica. Certo, andiamo a vedere la elezione di Scalfaro a Presidente della Repubblica. Assolutamente, c'è la elezione di Scalfaro e doveva essere Andreotti. Doveva essere Andreotti e cambia. Assolutamente, si può paradossalmente dire che forse proprio Borsellino è il primo della Seconda. È il primo della Seconda, questa lettura, questa memoria storica, veritiera, anche perché dico, io quell'anno compivo 18 anni, addirittura io compio 18 anni il 23 maggio del 92, ricordo proprio da giovane liceale, annullai la festa dei 18 anni, arrivò la notizia, e quindi cambia completamente. Oggi se chiedi a un italiano dov'era quando ha compiuto 40 anni non lo ricorda, però se chiedi a un italiano dov'era il 23 maggio, il 19 luglio del 92, o dico anche l'esempio di quando Pertini esulta nei mondiali dell'82, cioè sono quelle date che sono entrate nella storia e nella memoria dell'italiano, e sicuramente io che sono, ecco, diciottenne dell'ora, oggi leggo totalmente l'evoluzione del mio diventare uomo a quelle d'ore. Quindi, c'è una frase di Giobbe Covatta, che è uno degli intervistati, dei 25 intervistati, che mi piace molto ricordare, che proprio dice: tutti gli anni sono importanti, ma poi ci sono degli anni che in qualche maniera restano di più all'interno, diciamo, dell'animo umano. Il 1992 è uno di questi anni. È uno, sicuramente uno di quegli anni. Dobbiamo sperare, come dicevo appunto, che con queste iniziative, con le battaglie quotidiane di parlare ai ragazzi nelle scuole, ecco, speriamo che queste memorie, oltre a quella intelligenza, a quella minoranza che purtroppo in Italia legge i libri, possa travalicare e possa finalmente giungere a quella coscienza a cui
Vi devo fermare adesso perché il tempo sta cominciando a stringere, è bellissimo ascoltarvi, però abbiamo sempre Salvatore Borsellino. Allora, un altro, lo dico agli amici che magari si fossero soltanto sintonizzati adesso con questa diretta status speciale agenda ritrovata, una ciclostaffetta che partirà da Milano e arriverà, partirà da Milano il 25 giugno e arriverà a Palermo il 19 luglio in occasione della celebrazione del 25esimo anniversario della strada di Paolo Borsellino e della sua scorta. Guardate questo video promo ancora di un altro testimonial di agenda ritrovata, guardiamolo insieme. Ciao a tutti amici, sono Michele Foresta, detto Mago Forest, e voglio parlarvi di un'iniziativa molto importante che vuole ricordare la scomparsa di Paolo Borsellino e la sua scorta, di cui ricorre quest'anno il 25esimo anniversario. L'iniziativa funziona così, praticamente è una ciclostaffetta che partirà da Milano il 25 giugno e arriverà a Palermo il 19 luglio. In queste tre settimane verrà trasportata la famosa agenda rossa, infatti l'iniziativa si chiama l'agenda ritrovata, che è l'agenda di Paolo Borsellino che non è mai stata ritrovata. Durante queste tre settimane, durante il percorso, ci saranno dibattiti, conferenze, incontri, concerti, spettacoli, e quello che vi chiediamo è di partecipare numerosi. Per farlo basta andare sul sito dell'associazione culturale L'Ora Blu. Il sito è www.oraBlu.com. Partecipate numerosi perché valori come legalità e giustizia devono sempre andare avanti. Ciao e grazie. Claudio Bisio, il Mago Forest, ma tanti altri che adesso speriamo di averne il tempo perché stiamo andando velocissimi, il tempo passa troppo velocemente. Giulio Cosumano, prima di salutarci, c'è un evento, insomma ci sono tanti eventi, fortunatamente, come vuole Salvatore Borsellino, insomma ci sia tanto movimento quest'anno attorno al 25esimo anniversario. Ce n'è uno di cui volevi dare? Abbiamo organizzato anche col patrocinio del Comune di Palermo un evento proprio il 19 luglio sotto le stelle a Villa Castelnuovo, e ho visto che proprio tra gli invitati e i partecipanti c'è proprio Salvatore Borsellino, quindi spero che riesca a intervenire anche a Villa Castelnuovo proprio il 19 luglio sera, dove ci sarà un evento per parlare della positività, delle bellezze, delle produzioni artigianali della nostra Sicilia, questo lo sappiamo. Allora Borsellino, lei ci sarà? Sì, certo, il 19 ci sarà per forza. Io sto a Palermo, poi vediamo, c'ho tantissime cose da fare. Lo capisco, per noi non ci può teniamo. Essere onnipotenti naturalmente, non si può essere dappertutto. Va bene, allora grazie a Cosumano. Nel frattempo tornerei un attimo ad Agenda Ritrovata, questa bellissima iniziativa che partirà appunto da Milano il 25 giugno. Ma legato a questo vedo già Salvatore Borsellino che mi fa vedere una copertina di questo libro. Ce ne vuole parlare un attimo? Posso introdurre io? Sì, lo fa già Carlo. Allora, diciamo che appena abbiamo avuto l'idea abbiamo contattato due amici. Uno è Gianni Biondillo e l'altro Marco Balzano. Sono due scrittori, Marco Balzano di Bollate, ha vinto il primo campione nel 2015. Loro ci hanno dato subito dei pazzi ma hanno accettato questa scommessa. Per cui cosa hanno pensato? Hanno contattato l'editore Feltrinelli e hanno fatto scrivere 7 racconti inediti da 7 autori diversi, 7 autori che diciamo, rappresentano l'Italia, perché ogni autore rappresenta una regione dove passerà la ciclostaffetta. Per cui abbiamo Iannes della Lombardia, abbiamo Carlo Lucarelli dell'Emilia Romagna, Vanni Santoni della Toscana, Alessandro Leogrande del Lazio, Diego De Silva per la Campania, Gioacchino Crippo che rappresenta un po' Puglia e Calabria, e Verina Sant'Angelo che credo ci aspetti a Palermo il 18, che è siciliano. Per cui questo è stato presentato il 15 di questo mese in piazza Feltrinelli, in Piazza del Duomo, verrà presentato a Bologna il giorno che arriveremo con la ciclostaffetta, che sarà il 27 di giugno, e sarà presentato anche a Napoli
il 6 di luglio e poi sarà presentato a Palermo il 18 di luglio. Bene, allora è stato chiarissimo, è tutto molto chiaro. Adesso, dopo aver salutato Giulio Cusumano e Aaron Pettinari, che resta qui in studio con noi a seguirci, voglio salutare invece Roberta Gatani, coordinatrice Agende Rosse, e Rosanna Melilli, anch'essa coordinatrice Agende Rosse. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Credo che sia importante, no, la sensibilizzazione, se ci sono iniziative, mi pare ci sono tutta una serie di organizzazioni. Chi vuole iniziare può tranquillamente. Sì, ciao Robby, ciao Rosanna. Ciao. Le nostre iniziative quest'anno dureranno 3 giorni. Partiamo il 17 luglio con l'anniversario della nascita della Casa di Paolo, che è il centro che ha voluto fortemente Salvatore Borsellino nella vecchia farmacia della famiglia Borsellino. Ci sarà un vero e proprio compleanno, una festa di compleanno e una partita di calcio. Il 18 ci sarà l'arrivo della ciclostaffetta, che ufficialmente arriva il 18 e noi l'accoglieremo in via D'Amelio. Il 17 c'è anche il convegno di Antimafia 2000 presso la facoltà di giurisprudenza e poi un piccolo corteo ci vedrà partire dalla casa di Paolo fino alla sede del convegno, quindi giurisprudenza, e poi il clou della manifestazione sarà il 19 luglio. Noi il 19 mattina partiremo con la nostra ormai storica salita a Chianata a Monte Pellegrino, perché come veniva detto prima la memoria deve essere anche sudore e fatica, è qualcosa a cui noi teniamo particolarmente, la Chianata a Monte Pellegrino. Però permettetemi anche, ecco, adesso il programma, ci facciamo un giro di tutte le iniziative che magari sono legate, però come ho fatto io quando vi ho incontrato, ho detto: ma come si fa, ho un desiderio, entrare in Agende Rosse, come si fa? Me lo dice Borsellino? Si va sul sito dove c'è la possibilità di dare il proprio nome e di aderire all'Agende Rosse. Però io voglio dire una cosa, il movimento dell'Agende Rosse è un movimento che non ha tessere, non ha iscrizione particolare, se non appunto comunicare il proprio nome, il proprio indirizzo mail per poter ricevere le comunicazioni. Però la cosa più importante è essere Agende Rosse, vuol dire avere l'Agende Rosse nel cuore, avere l'Agende Rosse nella mente. Questa è fondamentalmente la maniera di entrare nelle Agende Rosse, desiderare la verità e desiderare la giustizia e combattere per la verità e per la giustizia. Questi sono i requisiti per entrare e nessun altro. Sa perché io chiedevo questa cosa? Perché io da quando io ho una figlia, adesso ha 18 anni, ma da quando aveva 7 anni la portavo tutte le sere in via D'Amelio per farla crescere, insomma, con questa cultura. E allora tanto tempo fa, tutte le volte che c'era un evento eravamo lì, anche lo so che non bisogna andare solo la sera quando ci sono lo so già questa cosa, lo vuole dire lei? Lo dica lei. No, stavo dicendo, facevo semplicemente una battuta. In via D'Amelio c'è quell'albero che nostra madre ha voluto che fosse piantato proprio nella buca scavata dall'esplosione. Mia madre è stata per 5 anni, quei 5 anni che ci ha voluto regalare di vita dopo aver visto uccidere suo figlio, c'è stata per 5 anni affacciata al balcone di via D'Amelio, proprio nella casa dove era quando ha sentito il boato che l'ha ucciso il figlio. È passato quei 5 anni a guardare i tanti giovani che andavano in via D'Amelio e su quell'albero di olivo lasciavano qualche cosa che avesse toccato il loro corpo, una catenina, un foulard, chi lasciava addirittura una sigaretta, chi lasciava un biglietto. E quello è mia madre, vedendo come la gente anche dopo tanti anni continuava a cercare Paolo, continuava a cercare suo figlio, sono la cosa che ha consolato gli ultimi anni della sua vita. Nostra madre, voglio ricordare che il giorno dopo la morte di Paolo chiamò me, chiamò mia sorella Rita, chiamò i figli che le restavano, Adele, ci disse: voi adesso dovete andare dappertutto a parlare del sogno di Paolo, perché fino a quando qualcuno non parlerà di Paolo, vostro fratello
Mattarella non sarò morto. Ecco, questo è quello che noi oggi facciamo. Prestare fede a quel giuramento che abbiamo fatto a nostra madre. Cerchiamo di portare il sogno di Paolo dappertutto, anche se sappiamo che il sogno di Paolo non morirà mai, perché era soltanto un sogno d'amore e non hanno inventato ancora una bomba che possa uccidere l'amore. Grazie, grazie soprattutto per i tanti giovani che in questo momento continuano ad avvicinarsi ad Agende Rosse, continuano ad avvicinarsi a questo desiderio di non dimenticare. C'è Agende Rosse che chiaramente ha una sua perfetta organizzazione che non accetta né finanziamenti né contributi da nessun ente, istituzione eccetera eccetera. Ma come si fa a reggere quindi? Si fa semplicemente chiedendo ai cittadini che volessero partecipare un libero contributo. Questo contributo, per quel che riguarda il 19 luglio, si può dare attraverso una semplice quota, donazione, che si può versare attraverso Buona Causa. In Buona Causa 25 anniversario strage di Via D'Amelio è possibile dare la propria adesione e mettere lì anche un proprio pensiero, spiegare perché io sto donando anche semplicemente 5 euro, una piccola quota che però per noi può far molto. La cosa più bella di Agende Rosse è proprio questa, il fatto di non accettare nulla da parte dello Stato che venga istituzionalizzato, ma che questo riscatto avvenga proprio attraverso i cittadini. Ognuno di noi, come diceva padre Puglisi, se ognuno di noi fa qualcosa, è proprio questo. E questo riscatto avviene, secondo la mia opinione, soprattutto attraverso la Casa di Paolo, che è la cosa più bella, l'idea più bella, il sogno di Salvatore, ma è veramente... Ci parla di questa Casa di Paolo, Salvatore? Sì, la Casa di Paolo, io ho voluto che nascesse proprio perché la gente possa andare a trovare l'amore di Paolo. E Paolo è morto per amore, Paolo è morto per amore dalla sua terra e dalla sua patria, dell'Italia, ha sacrificato la sua vita per la sua terra e per l'Italia dove è nato, perché nel finalmente si possa sentire quel fresco profumo di libertà per cui lui e gli altri ragazzi morti insieme a lui, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter, i ragazzi che hanno sacrificato la loro vita e i loro sogni per difendere il loro giudice. E io ho voluto che nelle vecchie farmacie di nostra padre nascesse una casa di accoglienza per i giovani a rischio del quartiere, una casa dove chiunque può venire e andare a trovare l'amore di Paolo. Infatti la prima cosa che si vede entrando in quella casa è un quadro di Paolo circondato da ragazzi, da bambini che giocano. Lì c'è tutto l'amore di Paolo e lì noi cerchiamo di dare ai ragazzi a rischio del quartiere la possibilità di avere una alternativa alla purtroppo alla perversa spirale povertà, emarginazione, criminalità e qualche volta criminalità organizzata che questi ragazzi si trovano davanti. Quindi facciamo soprattutto attività di dopo scuola e poi gli insegniamo i linguaggi di programmazione del computer per poter appunto avere uno strumento, un domani per poter affrontare la vita. Allora, permettetemi anche, prima di chiudere, abbiamo circa 10 minuti prima della conclusione, di fare un riepilogo a beneficio di quanti si ponessero davanti delle schermi soltanto in questo momento. È uno speciale di Status in diretta dedicato ad Agenda Ritrovata, che è un'iniziativa che si lega alle tante organizzazioni in occasione della celebrazione del 25esimo anniversario della strage di Paolo Borsellino e della sua scorta. Questa ciclostaffetta partirà da Milano il 25 giugno prossimo, quindi tra pochissimo, e arriverà toccando 23 città in Italia il 19 luglio a Palermo, proprio il giorno della commemorazione. Vorrei dedicare qualche minuto all'Ora Blu. L'Ora Blu è l'associazione di Bollate che ha pensato, ideato e realizzato questa iniziativa. Giancarlo Pasquali è in diretta con noi.
Allora, Loro Blu è un gruppo di persone che da 10 anni cerca di far risvegliare un po' questa città dormiente, questa immagine di Milano. E da 10 anni stiamo cercando di fare festival di teatro in strada, gestiamo un bar, un locale dove facciamo gli assaggi di teatro, ci sono degli amici che ci vengono a trovare, anche degli autori di libri. Per cui facciamo un po' di cose. E diciamo che con questa iniziativa Loro Blu sta un attimino crescendo, anche perché grazie anche all'aiuto di Salvatore stiamo arrivando un po' dappertutto, a parte che arriveremo in tutta Italia con la bicicletta. Per cui diciamo che per noi questo non è il nostro mestiere, ovviamente noi siamo volontari, per cui ci stiamo mettendo tutti noi stessi, la passione per le cose che ti dicevo prima, cultura e soprattutto senso civico. Io volevo salutare le due responsabili che molto probabilmente vedrò a Palermo, perché io non lo faccio in bicicletta, perché mi occupo della comunicazione qua, magari ci sentiremo anche più avanti, visto che vuoi avere un rendiconto, un resoconto di quello che ci sarà tutti i giorni durante questo ciclo staffetto, per cui mi occuperò di queste cose. Io a Palermo arriverò il 18. Vi prego, ve l'abbiamo chiesto. Ve l'abbiamo chiesto, fateci essere, dobbiamo in qualche modo esserci. Sì, guarda, noi abbiamo la nostra compagnia televisiva, essendo libera, così come diceva Salvatore Borsellino, fa servizio pubblico. Noi quello che facciamo lo facciamo tutti i giorni. Noi tutti i giorni cerchiamo di essere utili in qualche modo, altrimenti la comunicazione non è che può essere solo mera commercializzazione e produzione fine a se stessa. Quindi diteci cosa possiamo fare, noi veniamo dietro. Noi abbiamo anche una radio di Milano che però si ascolta quasi in tutta Italia, che è la Radio Popolare, che farà una diretta nelle 6:30. In più ci sarà anche la Rai, che su Rai 3 trasmetterà un minuto dal 2 luglio in contemporanea col Tour de France. A voi vi passeremo tutto quello che voi vorrete, e le immagini, le foto, magari anche dei pensieri che noi verranno fuori dal campo, dai ciclisti che ci seguiranno. Un'ultima cosa su Loro Blu. Loro Blu, io sono anche grafico, quello che si occupa di tutti i manifesti, tutta la comunicazione, quello che sta facendo vedere Salvatore, io anche raccontassi Salvatore perché ogni volta lo racconto mi fa venire i brividi, è una parte del logo del Loro Blu, che lui ha scoperto che ha un altro significato. Sì, infatti quando questi ragazzi del Loro Blu sono venuti a trovarmi proprio in questo ufficio che voi vedete, dove qui vedete anche la foto di Paolo e di Giovanni, e hanno parlato di questo progetto un po' folle. Io la prima cosa che ho visto è questo segno che c'è sul loro logo, una freccia che indica un cerchio, e questo mi ha colpito veramente, perché io questo segno lo conoscevo, l'avevo visto, pensate, su un'agenda di Paolo, non l'agenda rossa che non c'è più, ma l'agenda grigia, un'agenda piccola nella quale Paolo segnava tutti i suoi appuntamenti, e poi con dei segni, per esempio degli aerei, quando doveva prendere l'aereo segnava con questi piccoli disegnini, segnava un simbolo di quello che faceva in quel momento. Vedete quell'aereo? Paolo aveva una tremenda paura dell'aereo e la esorcizzava quando doveva prendere l'aereo, disegnando un aereo. E poi, sempre, io spero che riuscirà a vederla, sempre in questa pagina c'era questo segno, vedete quel cerchio? È una freccia che punta verso quel cerchio, e questo è tracciato dalla mano di Paolo ed è riportato tante volte nell'agenda. Noi non sapevamo che cosa significasse questo simbolo, poi ce lo disse un magistrato, amico di Paolo, a cui Paolo l'aveva confidato. Paolo faceva questo segno quando andava a trovare nostra madre, perché diceva che quel cerchio era un nido e quella freccia era lui stesso. Paolo faceva quel segno quando o chiamava al telefono o andava a trovare nostra madre, perché era lui che ritornava al nido. Quindi pensate, su quella pagina del 19 luglio, visto che Paolo quel giorno era andato a prendere nostra madre per accompagnarla al cardiologo, su quella pagina del 19 luglio, che è rimasta purtroppo bianca, se Paolo quella sera avesse potuto tornare a casa avrebbe fatto proprio questo simbolo, un freccia che puntava a un cerchio, Paolo che ritornava al nido. Paolo purtroppo l'hanno ucciso proprio davanti al nido.
Siamo, io personalmente sono sconvolto e molto emozionato da questa cosa. Grazie intanto per averci dato quest'altra testimonianza, questa spiegazione su questa grafica che è stata utilizzata per Agende Rosse. Questo ci riempie anche di orgoglio, perché vogliamo continuare a trasmettere. Allora, quello che è importante è che era indipendente, non è che hanno preso questo segno per metterlo sulla grafica, loro avevano questo segno già da prima, e quando sono venuti qui io l'ho visto, e ho visto proprio il segno di Paolo. È stato un segno, una coincidenza, che mi hanno fatto capire che ero sulla strada giusta a pedalare insieme a loro. Bene, allora, pochi minuti, abbiamo 4 per fare un giro delle iniziative dal 25 giugno a questo punto, perché durerà praticamente un mese. Che cosa succederà e quello che volete comunicare liberamente. Allora, va bene. Allora, noi il 24 facciamo una festa bollata, una festa d'avvio all'Orange Blue Bar, nella nostra sede, e ci saranno alcuni amici, tra cui Rita Peluzio, che è una delle prime amiche attrici che ci hanno spinto a fare questa cosa e che ci ha promosso e che ci ha fatto vedere anche i video degli altri testimoni che tu hai visto. Leggeranno dei pezzi di libri, questo è il 24 sera. Andremo a letto presto perché noi la mattina dopo ci dobbiamo svegliare alle 7, alle 8 ci ritrovo a Milano, a Bollate. Partiremo, ci fermeremo a Baranzate, che è poco vicino a Bollate, perché verranno inaugurate altre vie, insomma noi troveremo altre inaugurazioni, e andiamo avanti fino a Milano alle 10:30, piazza La Scala, davanti a Palazzo Marino, dove c'è il comune, ci sarà l'assessore Maiorino che darà il via ufficialmente alla città staffetta. Ci fermeremo poi in direzione a Peschiera Borromeo, dove anche lì verranno inaugurato due altre vie, zone uccise dalla mafia, e poi arriveremo a Nuova di Credo intorno alle 18:30. Questa è per la prima tappa, le altre... Vabbè, magari facciamo un'altra puntata. Facciamo un'altra puntata sicuramente. Invece, coordinamento allora, qui? Allora, le tappe sono diverse, cominciano a partire dal 25 giugno, grazie all'organizzazione di Cittadinanza per la Magistratura, che è a Casa Professa, ricorda l'ultimo intervento di Paolo. Poi, per quel che riguarda le nostre attività, cioè quelle legate alle Agende Rosse, noi oggi, stasera, andremo sicuramente a salutare Gandolfo, che parte con il camper, e saremo con lui al porto alle 21, lui parte con il camper, imbarca il camper, poi per finalmente iniziare questa grande avventura che vedrà diverse attività lungo tutte le tappe. Qua a Palermo poi la 3 giorni, come diceva Roberta, partirà dal 17, finalmente festeggiamo il secondo compleanno della casa di Paolo. Tradizionalmente noi facciamo una partita tra Agende Rosse e agenti del sindacato di polizia, e poi ci muoveremo di lì in corteo per arrivare da Piazza Maggiore fino a Giurisprudenza, dove ci sarà il convegno di Antimafia 2000. Noi intanto ci rivediamo qui a Palermo ed è molto più facile che faremo comunicazione. Volevo far salutare intanto in collegamento da Milano Salvatore Borsellino, perché siamo proprio in chiusura. Un minuto per invitare tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo ad unirsi in Italia per questa ciclo staffetta. Borsellino. Sì, sì, io spero che stanno in tanti, anche se potranno partecipare quelli che verranno, per non appesantire il percorso di ciclo staffettisti dopo, che dovranno fare tutto, però alla partenza e all'arrivo io si potrà aggiungere chi vorrà, e io spero che alla partenza e all'arrivo saremo sempre in tanti. C'è bisogno di tutti, non potranno essere soltanto i 3 che partono da Milano a fare questo percorso, ma abbiamo voluto dare la possibilità a tutti di potersi unire, in maniera che questo ciclo staffetta unisca tutti quelli che in Italia vogliono verità, vogliono giustizia e vogliono lottare per la memoria di Paolo, non ricordare ma lottare per la memoria.
Grazie a Giancarlo Pasquali, grazie a tutta l'Associazione Culturale L'Ora Blu, grazie a Salvatore Borsellino, grazie a Rosanna Melilli e Roberta Catani, ma grazie anche ad Aaron Bettinari, che è rimasto con noi, del quale abbiamo fatto uso, in questo caso si può dire, per la sua grande competenza. Grazie a tutti voi, ancora una volta Servizio Pubblico, CTS Compagnia Televisiva Siciliana, ritorna ogni giorno per dare motivo per saperne di più. Grazie a tutti, ci rivediamo domani. Buona serata. Grazie a tutti, grazie.